Massimiliano Gallo, devo dirlo, tanto guardate, ciao. La verità è un momento d'oro per Rai 1, successo di Ballando, successo di Tale Quale, è successo il giovedì sera anche per te, la prima puntata ha avuto il 23% di share, 4 milioni e passa spettatori. Che effetto fa debuttare con questo numero così importante? Fa tanta ansia, tanta responsabilità no. E quindi io ero preoccupatissimo, però insomma la mattina poi arriva il verdetto e quindi ci siamo rilassati un po' di più. Insomma, secondo te è piaciuto? Cosa piace di Vincenzo? Il fatto che sia un simpatico perdente? È un antieroe, in questo momento in cui ci vogliamo per forza raccontare tutti troppo speciali, questa sua normalità rassicura un po', insomma fa grande empatia. E quindi le persone si riconoscono in questo eroe al contrario? Credo di sì. Credo di sì. Ti voglio fare vedere una anticipazione della terza e della quarta puntata. Sai, noi non spoileriamo mai, però questo è un piccolo assaggio. Guarda. Vediamo. Oh mio Dio, ma il tuo frigo? Cavazzo, è rotto. È un romanzo. Ah, sì. I frigoriferi degli uomini soli. Indice. Una bottiglia di greco di tufo con un tovagliolino a di tappo. No, l'ho perso. Un caciocavallo monco. È stagionato. Burro sorvolato. Prosciutto crudo di mercoledì scorso almeno. Pure lunedì questo. Brustel vintage single. Hai ragione. Gran finale. Che? Scatoletta di tonno aperta con sopra un piattino da caffè. Che non hai visto però tutti i piatti pronti che c'ho nel freezer qua, vuoi dire? No. Basta così. Lasciamo stare, sì. Eh? Posso dire che il grande successo di d'avvocato è Massimiliano Gallo, sì, cioè l'avvocato di successo. Il grande successo è lui perché è un attore straordinario, quindi non può troppo ma paga. Un amico è bravissimo. Perché siete conterranei, lo stai dicendo anche, c'è un pezzo di cuore. Peraltro dobbiamo dire che non solo giovedì sera in prima serata su Rai 1, ma anche a teatro questa sera Punti a Capo. Dove possiamo venire a vedere? Sono alla Cacia fino al 30 ottobre, a Napoli, siamo lì, ho voluto fare una marcord degli anni 80, però diciamo una riflessione su come eravamo, su come qualcosa di buono c'era. E allora avremo anche, io a Napoli non posso venire, però se poi andrai in tournée, te lo faccio sapere, ci godiamo giovedì sera giovedì l'avvocato malinconico su Rai 1. Allora adesso